Perché devo andare all'Arsenale dell'Incontro in Giordania? Non lo so, ma sono certo e metto la mano sul fuoco che quando tornerai sarai diverso. Alzando le mani potete muoverle come volete. A tempo di musica. صباح الخير اهلا وسهلا بمركز بيت اللقاء تفضلي هو ابنك شو اسمه quando soffia il vento forte يرجوي علي ora guardate cosa faccio io A me ha sempre colpito e interrogato tanto quello che vedevo nel mondo. Chi c'era ieri? Ok, allora noi stiamo imparando come si fa la pioggia. Vi ricordate? Ok, proviamo insieme. Proviamo insieme. صح بيانو شوي نعمل نعمل يلا مروان كيف صوت الريح الريح عم بصير اشد يلا ما poi inizia a piovere piano بعدين بتبلش يشتي شوي كيف بشتي sempre più forte هلا اقوى الشتاء اقوى الشتاء اقوى 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 صار الشتاء اقوى 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 برافو واو Sempre di più! Sempre di più! Sempre di più! Sempre di più! Sempre più forte! Sempre più forte! Sempre più forte! Sempre! Poi rallenta! Rallenta! Sempre di più! شوي شوي تشتي e torna il vento بعدين برجع صوت الريح كيف الريح نعمل صوت الريح نعمل صوت الريح يرجع بعدين رجعت ايش بيطلع بالسماء واو برافي Mani. Qua, 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 qua. Ok. Questa canzone è la canzone che facciamo sabato tutti insieme. Quindi, molto impegno, guardate bene.
اوكي 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 pronti? Ok. Ho visto l'amore sul volto di una bambina guardare con occhi grandi la faccia di suo padre mentre lui nella sua stanza preparava la valigia per partire senza meta a cercare dignità. Ho visto l'amore tra due ragazzi sinceri, due creste sulla testa ma sotto un unico cuore, poi un'auto, un incidente, i mesi in ospedale, la schiena in mille pezzi ma il cuore è rimasto uguale. Ho visto l'amore essere amore che dura, abbattere i sapienti e sconfiggere il tempo, resistere alle tempeste quando la natura trema. Danilo sembra immobile, la sua vita non lo è. Ho visto l'amore negli occhi di una madre donarsi continuamente senza tenersi nulla. L'amore è quello vero da difendere. Questo mondo sa di plastica ma è destinato a perdere. Un tempo credevo a te, ai tuoi giudizi confusi con la verità, al mio domani che non sarebbe cambiato mai. Invece sono qui perché quando tutto sembra perso, l'amore esiste, resiste. Ho visto l'amore in chi sa vedere, lo stupore di ogni giorno che ti fa scoppiare il cuore, quando fuori fa freddo e non trovi più un senso, è stata l'unica bussola per riportarmi al centro. انا قايمه الغداء من 20 سنه. الله يعطيك الصحه. الجنبي Omar, hai trasformato il Cerming in un ospedale. Soltanto una volta alla settimana, facciamo il centro medico qui. E perché? Perché sono andato una volta a Torino, ho visto l'arsenale della pace di là, ho visto di là un signor molto anziano così, diceva che io vorrei essere utile, vorrei fare qualcosa di importante. E tu sei un oncologo, giusto? Sì, dato il fatto che io sono un farmacista, anche un farmacologo, mi sono detto, allora perché non abbiamo questa cosa da noi qui, certo, in Giordania. Quindi hai visto a Torino e hai deciso di farla qua. Esatto. Ma non esisteva qua? No, mai prima. Allora, ho cominciato con un sogno, dopodiché con tanto sforzo, lavoro, con gli amici, con tanti permessi, con queste armate del software. E per comprare tutta questa roba? Tutti questi sono soltanto gratis, che sono campioni gratis dalle ditte farmaceutiche, anche dagli amici medici che ce le danno. Questo sforzo grande è cominciato da gennaio, sì. Finora abbiamo quasi 300 pazienti che sono arrivati, tutto sempre gratis, abbiamo una squadra di 5 medici, una squadra enorme di farmacisti che danno tutto quanto alla gente gratis. Dato che sono un farmacologo, mi occupo un farmacologo nel AUM in Giordania, sì. Quindi i miei studenti vengono anche con noi. Ah, quindi tutti anche imparano. Tutti gli studenti? Sì, imparano al mattina, certo. E lo fanno pratica a sera. Quindi una cosa che si chiama in inglese win-win situation, yeah. Che tutti, anche una cosa importante qui, che gente diversa in Giordania si incontrano, tante fede, religioni diverse. Musulmani, cristiani. Sì, tutti sono quei pentecostali, ortodossi, cattolici, musulmani, anche sciiti, sunni, tutti.
per la pace, per la pace, per il nostro paese anche. Siamo nell'arsenale dell'incontro, è perfetto. Sì, perché e quando ti manca la roba come fai? Tanti generosi ci danno soldi per comprare quello che manca. Beneficenza. Sì, la infatti. La provvidenza. Sì. Uno arriva, oh, cosa fate qui? Qui allora qui un centro medico gratis, questo è un dinaro, forse un euro. Per noi è una cosa importante. Fantastico. Perché tutti sono una grande squadra che fanno tutto per il bene. Fantastico, complimenti. Niente, grazie lavoro. Mille, grazie mille. Senza parole. Grazie Vado mille. Fuori perché devono entrare. Come vuoi. Ciao. Costa gestire una struttura così qui in Giordania? Beh, di costi vivi alcune decine di migliaia di euro al mese. Tra stipendi e tutto? Sì, poi dovessimo pagare tutto sicuramente sarebbe una cifra ancora più alta. Qui c'è tanta roba perché... che arriva regalata, offerta, donazioni, queste cose qua. Sì, questa casa come anche le altre case del Serming, la scelta è stata quella di vivere di provvidenza, scegliere di affidarsi alla provvidenza. Che vuol dire? E la provvidenza è fatta di persone che ti regalano gratis le loro professionalità, il loro tempo e le loro capacità materiali, persone che ti portano cose, è fatta di persone che si dedicano a questo. Sì, ce ne sono. In Giordania è una sfida nuova per tanti versi e sicuramente l'arsenale anche in questo è una novità che chiede ascolto e quindi poi incontro, di capire. È una scelta che per noi è una scelta di trasparenza prima di tutto, perché certo. Quando uno arriva in una casa come la nostra, qui a Torino, a San Paolo, la domanda che si fa spesso è chi c'è dietro, chi paga. Beh, è quello che viene in testa a tutti, cioè uno pensa che ci possano essere persone
che vi danno i soldi per andare avanti. Esatto. Invece... ci sono, però sono migliaia di piccoli che ti danno qualcosa di quello che a loro serve, perché desiderano che il bene che tu fai sia anche loro. I volontari o tutte le persone che lavorano dentro, al di là di quelli che stanno sempre dentro, che immagino abbiano uno stipendio perché è giusto pagare il lavoro delle persone fisse, però tutti i volontari che arrivano in più, quelli sì. hanno rimborsi, hanno che cosa? No. Cioè nessuno prende niente? Dunque, noi abbiamo alcuni che sono dipendenti dell'arsenale per una scelta di dignità, perché comunque certo, sia qui che in pagato, Brasile chiaro. Non ci sono, non c'erano e non ci sono le condizioni per un volontariato continuativo chiaro. Come quello che richiede una scuola. Certo. Però accanto ai dipendenti, che sono una piccola parte rispetto al lavoro che viene fatto, abbiamo qui come a Torino in Brasile tanti volontari. I volontari vengono gratis e si pagano le spese. Cioè vengono a fare il volontariato e poi si mangiano dentro, fanno robe e pagano? Sì. Ma davvero? Sì, questo perché non vogliamo e loro con noi scelgono no, di non volere che quello che noi prendiamo pesi su la provvidenza. Bellissima questa chiesa. Ti piace? Sì. Questa è la nostra parrocchia. Venite qui a pregare la mattina? Vengono tutti i giorni a messa, qui è la domenica. Qui vengono anche alcuni dei nostri ragazzi, dei volontari. Poi rimango bocca aperta, vedi le scritte in arabo, no? Sei abituato in Italia. E poi c'è scritta la stessa cosa, perché questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, lo trovi anche nelle nostre chiese, però è scritto in arabo. Quanti sono i cristiani in Giordania? È una minoranza, giusto? Allora, se non sbaglio, perché quei numeri non sono bravissimi, il 3% mi pare. Il 3%, poco. Ma tu quand'è che hai pensato
che poteva essere la tua strada, quella di fare la missionaria, di essere così vicino a una confraternita importante come quella del CERMIC. C'è stato un cammino in cui il Signore mi è venuto incontro e da questo incontro è nata una scelta che non è stata chiara fin da subito, cioè non è che, come ho capito, Signore, l'amore che ho trovato, la speranza che ho trovato, voglio portarla a tutte le persone che non ce l'hanno, che non ti conoscono. E per farlo voglio starti vicino. L'ho conosciuto per caso, CERMIC, la prima volta tramite un libro che mi ha regalato una mia amica. Perché anch'io. Ernesto... I libri di Ernesto sono incredibili. Esatto. E allora sono andata, diciamo per caso, a Torino a trovare una ragazza che ho conosciuto e gli ho detto portami al CERMIC. E sono arrivata in un giorno che non c'era nessuno, non è che non c'era nessuno, erano tutti a messa in quel momento lì, ma io avevo 3 minuti. E quindi non ho visto niente, non ho visto nessuno, ho preso solo il volantino con tutti gli appuntamenti e poi sono tornata a fare il campo di Capodanno, eravamo 500, non ci ho capito niente di cos'era il CERMIC, però mi è venuto il desiderio di tornare. Lì ho ritrovato tutto, mi si è aperto un mondo, ho detto ma allora è possibile vivere quello che io desidero, allora è possibile vivere semplicemente da cristiano, niente di speciale. Ah no, senza pensare al cristiano che fa magie o fa qualcosa di... Semplicemente cristiano. Certo, semplicemente cristiano. C'è una pagina che dice amati, amiamo, e ho sentito che era per me. Perché io, se sono qui oggi, non è perché ho sentito una chiamata particolare, mi sono sentita vieni, ma c'è stato un incontro. Certo. E questo incontro mi ha cambiato la vita, non conoscevo Dio. Avevo l'idea di un Dio lontano che ti guarda, poi ogni tanto sì, ti manda cose belle, ogni tanto ti manda sfortuna. Capita a tanti questa cosa. Ci ho litigato di brutto. Certo. Ho detto vai per la tua strada, non mi interessa. Però... lui mi è venuto incontro tante volte e questo venirmi incontro mi ha fatto sentire amata e in questo sentirmi amata ho detto com'è che la gente non lo sa. شوف هلا ايش بيعمل خد كرت واحد ما تفرجي اياها. انا اسعد كمان يعني انا مسرور جدا انه التقيت فيكم وانكم شرفتونا انا بنتظر هاي الفرصه من فتره طويله يعني احنا بنحاول دائما مع الاخوات انهم يجوا يشاركونا ونكون اسره واحده. Ho cominciato a chiedermi come non sprecare la mia vita. Tutti bene in riga? Molto bene, bravissimi! Stiamo imparando come si fa la pioggia. Ecco, ecco, bravo! Mani, 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 mani! Qua, 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 qua. Omar, hai trasformato il CERMIC in un ospedale. Soltanto una volta alla settimana, facciamo il centro medico. L'amore che ho trovato, la speranza che ho trovato, voglio portarla a tutte le persone che non ce l'hanno. Oh,
اليوم فرحنا أكبر وأكبر عشان معنا يجوا من إيطاليا ماكس اللي انتو تعرفوا عشان بلش يعني لوبي ألعاب موسيقي مع أطفالكم وفي مجموعة متطوعين اللي شاركوا معنا 10 أيام عشان هيك اليوم عن جد البيت اللي كا هو بيت للاجتماع بين كل واحد عائلات موظفين أطفال إحنا وكمان كل أصدقائنا من إيطاليا كعائلة واحدة نعمل فرح للأطفال هيا دفنا riuscirò in maniera telepatica con la mente a indovinare la carta che una persona verrà qua a prendere عشان احنا لازم نحذر الكارت يلي واحد فينا رح يختاره bravo هيك ممتاز شوف هلا ايش بدي اعمل خذ كرت واحد ما تفرجي اياها اوكي هو هلا رح يلف وجهه اوكي وابو خزانه انزل فرجيهم شو الرقم Con questo casco lui deve pensare. بهاي العلبة أمو أنت لازم تفكر. Deve pensare qual è la carta e per rendere la carta viva. ولازم تخلي الكرت هون براسك. Deve fare. Attenzione. انتباه. Vediamo se dentro il casco. Che cosa c'è dentro il casco? Un foglio! Prendi il foglio! Guardalo prima tu! È quella la carta? Hai il carta che hai? Gira! Lifa per Jonas! Misha Hadika! اهلا وسهلا سلمي سوام اهلا وسهلا اهلا وسهلا سلمي سوام أنا أسعد كمان يعني أنا مسرور جدا إنه التقيت فيكم وإنكم شرفتونا أنا بنتظر هاي الفرصة من فترة طويلة يعني إحنا بنحاول دائما مع الأخوات إنهم يجوا يشاركونا ونكون أسرة واحدة. Posso sapere come avete conosciuto l'arsenale dell'incontro? أكيد أنا عرفت بس يعني عن طريق صديق إلي أنا عندي خزامة عمرها 14 سنة واجهت صعوبة كبيرة جدا في صعوبة في مش خزامة لوحدها في مجموعة من الأطفال عدد كبير أنا عملت دراسة وعملت تقييم في هذه القرية أكثر من 30 طفل يحتاجون إلى مراكز Cos'è cambiato con appena hai conosciuto la realtà dell'arsenale dell'incontro? في الحقيقة وجدنا الشيء الرائع جدا لمسنا يعني انه خزامة تغيرت 180 درجة يعني في البداية وجدت صعوبة في التأقلم لكن خزامة الآن بتحب المدرسة بتحب بيت اللقاء يعني ما بتحب تعطل يعني ما في انا اذا بدي اعاقبها في البيت بدي اقولها بكرة ما في مدرسة يعني فهي بتزعل يعني C'è stato anche proprio un miglioramento nel rapporto con i vostri figli e in quello c'è una crescita importante per i bambini e per i vostri ragazzi. طبعا اكيد يعني صار تحسن و
وخزامة صارت تتواصل معنا ونفهم شو بدها وما كان في هذاك الشد العصبي أو إنه تزعل إذا ما عرفنا عليه شيء. الآن خزامة مؤهلة إنها مهارات كاملة، مهارات متوفرة يعني بجهود البيت اللقاء والأخوات والأسرة الكاملة. يعني خزامة الآن شخص مستقل، خزامة وسوار، يعني سوار كمان سوار رائعة جدا. يعني خزامة وسوار ليس فقط مع الأسرة، مع المجتمع، يعني مع المجتمع الآن أصبحوا أشخاص في نظر المجتمع مؤهلين، يعني غير نظرة إنه أنا شخص معاق وينقصني شيء. لا، خزامة الآن بتشارك المجتمع المحيط. Credi a questo punto che una disabilità, qualsiasi essa sia, una differenza, possa essere annullata con un centro come l'Arsenale, ma principalmente con l'amore che viene dato da questo centro a tutte le persone che arrivano dentro? أكيد. الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم أشخاص مثلنا، يعني من عند الرب. يعني إذا الأشخاص وجدوا الرعاية والمتابعة الصح والحب والحنان راح يكونوا شيء في المجتمع، شيء نافع، يعني شيء مفيد. بس برضو الأشياء المكتسبة اللي هي أنا بيئة مثيرة ثرية من المثيرات تحفز ذكاء الطفل، حتى الطفل المعاق ممكن يكون يصير سوي ويصير كويس. من المثيرات ممكن ما يصير عنده أي إبداع. فكون بيت اللقاء بيئة الحمد لله ثرية ومحفزة للطلاب، أنا أتأكد إنه أي طفل يلاقي بيئة مثل هاي البيئة راح تكون. Io ti ho visto durante i laboratori che ho fatto lì all'Arsenale dell'Incontro fare delle cose meravigliose, metterti in gioco e giocare con tua figlia, con tutti noi, con grande semplicità. Non è da tutti questo. E voglio profondamente ringraziarti per questo insegnamento che tu hai dato a me in questo viaggio e spero con tutto il cuore che tu possa continuare a dare amore in questa maniera, perché solo dando amore si riuscirà a cambiare anche le coscienze delle altre persone. هو الحب اساس السلام. بالحب يعني يولد السلام وبيعم على الكل. الاشخاص هذول بحاجه لحب في البدايه واحترام الشخص. يعني الحب يبدأ بالاحترام والحب بيعطي كل شيء. فالأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني الواجب إنه نقف وندعم هؤلاء الأشخاص. Cercando proprio di
portare Dio, la verità di Dio, ma con la forza, con e poi era inseguito da chi lo voleva uccidere e si è rifugiato su queste montagne. Lui dove era prima? Dove stava, si sa? No. Lui stava nella zona della valle dove tra il Giordano e le colline dove andiamo adesso. E ha scelto quel posto per andare a... Perché era una zona deserta. Certo, arida, difficile. Scappava e quindi ha cercato rifugio nelle grotte di quella zona. E però è lì che il Signore lo è andato a cercare e non gli si è rivelato nei tuoni, nelle forze, ma gli si è rivelato nel silenzio e nell'aridità del deserto. E lui lì ha imparato ad ascoltare la voce di Dio, non come lui ce l'aveva in mente, certo, ma com'era nel silenzio, e da lì ha ricominciato a camminare con lui. Però non è un posto turistico, cioè una delle tappe dove vanno tutti i turisti? No, vanno pochi turisti, perché a livello, diciamo, turistico, di mosaici, vedrai, c'è poco. Però per noi è un luogo importante, è stato un luogo importante quando siamo venuti in Giordania, e per cui ci andiamo volentieri, almeno una volta all'anno andiamo sempre. Okay. E allora ci faceva piacere portarti. Quest'albero è così perché? Perché la gente che viene qui lega un pezzo di stoffa, un pezzo di carta come voto. Ah, i voti sì, classici. Come preghiera. Eh sì. È un segno di fede semplice, però è bello. Tutti quelli che vengono qui lo fanno. Quando è che tu hai avuto questo desiderio così profondo di avvicinarti a Dio? Quando è arrivata la chiamata vera? Perché si parla sempre di... La chiamata, no? Perché anch'io sì, ho iniziato a credere però a 40 anni. Però per me è stato magari diverso. Un cammino, perché io in parrocchia ci sono cresciuta e ci andavo, è un po' come ci dicevamo di Elia, no? Facevi delle cose. Certo. Il salto è stato quando dal fare delle cose per Dio ho cominciato a chiedermi chi è Dio per me. Ah. È qualcuno per cui fare qualcosa? O è una persona che mi vuole bene e a cui io voglio bene? Quando ho cominciato ad abitare dentro di me questa domanda e ho cominciato a chiedermi come non sprecare la mia vita. E poi sono finita al Sermig per caso e lì io so bene, ho sentito una pace che ho detto: se questa gente qui è più felice di me, che cos'ha che io non ho? E allora ho cominciato a camminare con loro, a cercare, e a un certo punto ho capito che non avrei mai voluto altro. Quindi non c'è nessuna forma di sacrificio per te trovarti qua o trovarti in Africa o dover andare in Africa, in Sud America, cioè dove vai ti fai accompagnare da Dio e basta, questo? Sacrificio no, che sia facile è un'altra cosa. Cioè, che non ci sia sacrificio non vuol dire che è facile. Certo. Ma niente nella vita, quando è bello e quando è pieno, è facile. Non è facile avere una famiglia tosta e tenerla insieme tutti i giorni. Non è facile scalare l'Everest, però quando arrivi in cima sei sull'Everest. Non è facile vivere una vita come la nostra, ma perché? Però è bello.
Per me è così. Certo che devi darti un metodo. Sì. Altrimenti non vai avanti. Devi ridire sì tutti i giorni e a me star qua mi sta insegnando questo. Il sì di ieri non basta, perché intorno ha poco. E mi sta facendo anche imparare che cos'è veramente la fraternità. Perché se fossi qua da sola non sarebbe possibile. Essere in tre fa sì che la volta che io faccio più fatica a trovare l'acqua, qualcuno mi dà un po' della sua. Certo. Quindi ti aiuta a portare avanti, ti sostieni. È l'essenza proprio della fraternità. Capisci proprio che è dove due o tre sono insieme, no? Nel nome di Gesù che lui c'è. Hai un desiderio, un sogno, un qualcosa che magari, che ne so, tra qui e 20 anni vorresti provare a realizzare, a fare, a vivere, oppure vivi alla giornata? No, no. Il mio sogno è che non roviniamo la bellezza che ci è stata data e che imparare a non bloccarla mai, a non mettermi mai in mezzo con a volte la paura che ti prende, a volte la domanda ce la faremo, e il mio sogno è imparare a non mettermi in mezzo, perché quella bellezza lì possa arrivare là dove io non so, ma Dio sa, e possa raggiungere davvero tutti come ha raggiunto me. Tutti bene in riga? Molto bene? Bravissimi! Credevo a te, ai tuoi giudizi confusi con la verità, al mio domani che non sarebbe cambiato mai. Invece sono qui, perché quando tutto sembra perso, l'amore esiste, resiste. Sarà difficile quando la speranza diventerà impossibile, quando saremo stanchi e schiacciati a terra e combatteremo la nostra ultima guerra. Poi ci pentiremo di non aver reagito, di non avere fatto, creato, deciso, lasciando il tempo scorrere come se tornasse. Qui nulla si muove se non amiamo ora. Tempo che devo a te, ai tuoi giudizi confusi con la verità, al mio domani che non sarebbe cambiato mai. E invece sono qui, perché quando tutto sembra perso, l'amore esiste e resiste. Tornare sarà difficile, quando la speranza diventerà impossibile, quando saremo stanchi e schiacciati a terra, e combatteremo la nostra ultima guerra. Poi ci pentiremo di non aver reagito, di non aver fatto, creato, deciso, lasciando il tempo scorrere come se tornasse. Qui nulla si muove se non amiamo. E cascò. E cascò distrutto. È la tua canzone? Sì, ogni tanto scrivo delle canzoni che parlano sempre della vita, che partono a volte dal fango della vita, della sofferenza vera,
oppure da una notizia meravigliosa. Questo che ti ho fatto vedere è praticamente il video della chiusura dei laboratori che ho fatto lì nel tuo arsenale. Li conosci quelle persone? Sì, sì, sì. Sono volti che mi rallegrano quando sono triste, qualche volta sono triste anch'io. Solo a pensare che qualcuno di quei bambini, che quando arriva col pullman, che zoppicano, si buttano a pesce nell'arsenale, perché questa è casa mia, mi passa il malumore. Quando sono venuto l'altra volta mi hai un po' provocato dicendo non ti dico perché devi andare in Giordania, vai e poi mi racconterai tu che cosa hai provato. Vai e vedrai. Vai e vedrai. Quindi, anche qui, ma io l'ho imparato da Gesù, quando dice vieni e vedrai, vieni e vedi. Io sono rimasto senza parole, basito, dopo una settimana in quel posto, al di là della meraviglia delle tre sorelle che lo gestiscono con la forza di Dio sempre presente, ma con una determinazione, con una grinta, con una capacità che mi ha lasciato a bocca aperta. Però poi la cosa che ti viene più spontanea è considerare che si può veramente fare, cioè senza discriminazione razziale, senza discriminazione religiosa, senza discriminazione anche solo perché uno è disabile e l'altro è definito normodotato, no? Quelle classificazioni classiche. Bisogna avere la pace nel cuore. Chi ha la pace nel cuore desidera anche che l'altro abbia la pace nel cuore. Allora l'incontro avviene senza pregiudizi, senza pensare chissà perché, senza pensare che l'altro è diverso da me. Le anime hanno un cuore che, se è disarmato, c'è l'incontro. Io ti voglio ringraziare per avermi incentivato e invogliato ad andare lì, perché è stata un'esperienza pazzesca. Grazie, sì. Grazie di cuore. Grazie a Dio perché è avvenuto così. Continuiamo a fare due chiacchiere mentre visitiamo qua.